innanzitutto grazie per averci consentito questa intervista. Lei di recente ha pubblicato un libro dal titolo Che guerra sarà, edito dalle edizioni Mulino nel 2017. In questa fase storica, in questo periodo cruciale, lei personalmente, dopo aver scritto questo libro, è preoccupato? Beh, direi di sì, sono preoccupato. Preoccupato non per me, ma per un paio di generazioni avanti alla nostra, quelle successive in pratica alla nostra. Perché ho articolato il libro proprio in maniera di far vedere come la guerra può cambiare a seconda delle generazioni che vengono. Ogni guerra ha avuto la sua generazione, una o più generazioni. Quello che vedo io è che le generazioni chiamate X, Y e Z, quelle del millennium e tutte le altre, hanno delle prospettive diverse nei riguardi della guerra. Quella più preoccupante è proprio la generazione Z, quella che andrà dagli anni 2030-2050. Perché oggi si sta preparando con un impiego eccezionale di fondi, di strumenti e anche di tecnologia la guerra di quegli anni, del 30-50. La mia preoccupazione è che negli anni, nel 30, dai 30 al 50, quella generazione dovrà scegliere che se fare la guerra nucleare o no. È una responsabilità che avevamo anche noi. Noi l'abbiamo soddisfatta, fra virgolette, questa responsabilità già nel 1945. Pensavamo di non farla più e secondo me si va ancora avanti sull'onda di non farla ancora, cioè di usare l'arma nucleare come deterrente. Ma questa è una storia transitoria. Più avanti si va e più ci sarà l'esigenza di scegliere, o la facciamo o non la facciamo. In questo caso la generazione Z potrebbe essere anche la generazione dei sopravvissuti, di quelli che, quelli pochi o tanti, ma come sono, che sopravviveranno all'olocausto, fra virgolette, nucleare. Lei prevede comunque scenari drammatici. No, lo scenario è drammatico proprio perché la tecnologia, tutto sommato, non farà dei salti in avanti rispetto alla strategia o rispetto all'idea delle guerre. La seguirà. I cinesi sono invece per il salto. E siccome i cinesi saranno uno dei protagonisti della guerra del futuro fondamentale, se non saranno addirittura i soli protagonisti insieme agli Stati Uniti, no, potrebbero esserci Stati Uniti, Russia e Cina, cioè questa terna, ma più. I cinesi non pensano in termini di tecnologia. È dietro la tecnologia. Gli americani hanno, e questo l'hanno scritto i cinesi nel libro della guerra asimmetrica che ho portato in Italia, i due colonnelli, facevano questa osservazione molto, molto giusta. Gli americani pensano in termini strategici fin dove arriva la loro tecnologia. E questo non è una consolazione perché questi la loro tecnologia la spingono talmente avanti per cui è un pericolo. Ma comunque è una limitazione. I cinesi dicevano invece, dicevi i due colonnelli, noi invece dobbiamo pensare a prescindere dalla tecnologia, a prescindere da quello che pensa di fare che offre la tecnologia. Quindi andare oltre. E allora, proprio adesso, mentre gli Stati Uniti si stanno preparando a questa guerra spendendo, come dicevo, somme enormi, nella preparazione soltanto, nella preparazione non ipotetica, pratica, no? Allestire le armi, aggiornare gli arsenali nucleari, e lo stanno facendo adesso, prevedendo nuovi schieramenti di armi nucleari, e lo stanno facendo adesso, stanno preparando tutto perché la tecnologia glielo consente. I cinesi stanno invece pensando a qualche cosa che non gliene freghi niente della tecnologia, a qualche cosa per la quale loro possono fare la guerra senza la tecnologia, non in assenza di tecnologia, ma senza essere succubi della tecnologia, possono andare avanti. È per questo che stanno pensando la guerra in termini molto più moderni, avveniristici loro, che non parlano solo di robot, no? Che di altro. Non si torna più indietro, quindi. Qui non si torna indietro.
L'unica cosa che per cui si può tornare indietro è proprio il superamento di queste prospettive che sono tecnologiche ma anche strategiche, il superamento di queste da parte di i terzi attori o gli attori incomodi o i non protagonisti che improvvisamente diventano protagonisti, le comparse che improvvisamente diventano protagonisti. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo visto questo fenomeno. Chi era lo Stato Islamico? Ma chi se lo filava lo Stato Islamico? Ma da dove veniva fuori? Bene, lo Stato Islamico era una parte del sistema, che il sistema che poi era un sistema bilaterale, era un sistema a confronto doppio, che si voleva un elemento per scardinare determinate situazioni. E questo elemento l'aveva individuato nel mettere delle forze sunnite, per esempio, no, al servizio di una certa idea, in modo che poi facessero la guerra fra di loro. Ma non era nessuno, erano delle comparse. Poi improvvisamente questa comparsa è diventata una specie di protagonista globale. La guerra globale al terrore, una buffonata che non finisce più, a parte che non si fa la guerra al terrore, semmai si fa ai terroristi. Al terrore, voglio dire, è una questione da psichiatri, non è una questione da guerra. Bene, la guerra ai terroristi, anche messa in questa maniera, in quelle condizioni, era una guerra fasulla, una guerra che dava molta importanza a qualche cosa che prima non esisteva, non c'era, ma era anche effimero, transitorio, come era. Lo è ancora, ci sono le sacche, ma le sacche di terrorismo oppure le appendici del cosiddetto Stato Islamico sono più colpa nostra che colpa loro. Noi abbiamo ancora nel nostro mondo occidentale delle persone che pensano che lo Stato Islamico sia vivo perché lo vogliono vivo e lo mantengono vivo, così come lo hanno mantenuto vivo fino a poco tempo fa. Con i finanziamenti. Prego? Per quale motivo lo vogliono ancora vivo? Lo vedono ancora vivo? Lo vogliono ancora perché vivo. Per gli serve, perché serve. Serve sempre qualche cosa che faccia non faccia allentare la tensione della guerra. La guerra è un fatto soprattutto mentale. Bisogna pensare alla guerra. E noi negli ultimi... nell'ultimo secolo, direi, abbiamo pensato solo in termini di guerra. La politica è diventata guerra, voi guardatela. Quello che mi preoccupa, dicevo, quindi non è tanto la modernità, è il ritorno a una specie di arcaismo, di cosa arcaica, come è stato l'effetto dello Stato Islamico, per esempio. Sempre i cinesi, ma comunque nel campo della teoria asimmetrica, si fa asimmetria andando avanti e quindi lasciando molto indietro l'avversario, ma si fa anche asimmetria andando molto indietro e lasciando l'avversario isolato in un mondo tecnologico che non può usare. Non siamo più ai tempi della guerra fredda, quindi... Qui parliamo di guerra molto calda. Noi parliamo di guerra, ma la guerra fredda, sa cos'è? La guerra fredda, io non so se dicono che non era guerra, ma non lo so, io sono un uomo della guerra fredda, sono un professionista, ho vissuto tutta la mia vita militare nell'ambito della guerra fredda, ho visto, io avevo paura. Ci sono stati 3 momenti nella storia della guerra fredda che noi siamo arrivati lì per sganciare i missili, ma l'abbiamo fatto. Ma in Italia nel 1975, io ricordo un'esercitazione NATO che si faceva tutti gli anni, è stata interrotta e io ero nel tunnel di Verona. C'era una grossa caverna in cui c'era il comando delle forze alleate del sud Europa che era lì, io ero tenente, facevo il 75, ero capitano e facevo l'addetto alla difesa nucleare, biologica e chimica in quell'esercitazione, quindi dovevo fare anche l'analisi di eventuali effetti dell'impiego nucleare. E abbiamo dovuto interrompere l'esercitazione perché improvvisamente viene fuori un'ipotesi che i sovietici sganciano un ordigno da 5 chilotoni sulla Polonia. E come contraltare è previsto
dagli piani, di sganciare un ordigno da 5 chilotoni su Udine. Udine perché? Mica perché ce l'avevano con gli italiani, perché nel frattempo, nel quadro della guerra convenzionale, in quel conflitto, le truppe del patto di Varsavia erano già arrivate alla pianura padana. E quindi a Udine c'era il centro delle retrovie dell'armata dall'altra parte. Io ero lì, facevo tutti i miei calcoli di quante vittime, quante cose, e il capo di stato maggiore, che era una cosa, era una persona molto sensata, che era un italiano, ha detto: ma qui dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Stiamo andando fuori della pianificazione dell'esercitazione, ma anche fuori della pianificazione della realtà. Come pensiamo noi adesso di andare cosa diciamo? Ma anche per finta, cioè voglio dire, in esercitazione il problema era come diciamo che questi qui devono stare, quelli di Udine devono stare sotto un attacco nucleare nostro. Non capisco una cosa però, generale. Sì. Il ruolo della politica in tutto questo qual è? Perché noi, lei adesso sta descrivendo una situazione molto importante, molto grave. Già a quei tempi, ma comunque tuttora, noi siamo paesi considerati civili, abbiamo firmato il trattato di non proliferazione nucleare, differentemente da Israele per esempio, abbiamo firmato la convenzione sulle armi chimiche, abbiamo firmato la convenzione sulle armi biologiche. Sì. Come può allora la NATO pensare di fare guerre di questo genere, di cui lei ci sta raccontando, e la politica non dire niente? Ah, io non lo so, guardi che... Ai tempi in cui sto parlando io, tutte le iniziative antiproliferazione non c'erano ancora, se ne parlava, si parlava di riduzione degli armamenti, ma in tutte e due le dottrine, la dottrina della NATO e la dottrina del patto di Varsavia, era presente l'impiego nucleare. Tutti dicevano che nessuno faceva il primo uso, no, nessuno ricorreva, ma siccome lo dicevano tutte e due, significava che uno dei due aveva già pianificato, e poi l'abbiamo verificato, c'erano i piani per fare direttamente il primo uso. Brezhnev diceva di no, ma poi invece l'avrebbe fatto, e così dall'altra parte il buon Reagan o quelli prima di lui avrebbero impiegato, perché quando si è in guerra noi abbiamo ancora la sensazione che la politica possa intervenire e mitigare, non è vero? Quando siamo in guerra ci sono i militari che fanno la guerra, e quelli che fanno la guerra, le dico francamente, tutti gli strumenti che sono a disposizione si vengono utilizzati, non ci sono... Quindi non possiamo difenderci. Quindi, no, quello che è perché i politici o la politica non interviene nel fatto e non fa valere questi trattati, è una questione, non è neanche di convenienza, è una questione di indifferenza. La politica ha abdicato. Quando si parla di guerra in Europa, la politica europea ha abdicato, ha dato tutto alla NATO. E dare tutta la responsabilità e quindi il potere alla NATO della guerra significa darlo agli Stati Uniti d'America, non significa darlo al Belgio o al Lussemburgo. E nonostante il Belgio e il Lussemburgo non abbiano pari dignità e pari ruolo nelle decisioni sulla guerra nell'ambito della NATO, questo non, in pratica non avviene mai, perché non c'è stato mai nessun paese che si è messo contro. Oggi che leggo che, cioè, oggi, nel 2010 la NATO ha ribadito l'efficacia e la validità della deterrenza nucleare nell'ambito della strategia. Sì, ma sa cosa ha aggiunto nel 2010? Non soltanto la capacità nucleare degli Stati Uniti, che prima era l'unica di cui noi potevamo fare uso in guerra, ma anche quella delle potenze europee, quindi Francia e Gran Bretagna. Quindi Francia e Gran Bretagna sono diventate non solo potenziali potenze nucleari, sono diventate attive, perché dal 2010 il concetto strategico della NATO ha ripristinato e allargato nel 2010 siamo già molto dopo l'approvazione dei trattati di non proliferazione, di tutto quello che vogliamo, ma sono trattati che sono destinati a non essere applicati, perché nel momento in cui noi non facciamo niente e non diciamo niente sul fatto che Israele ne aveva 90 quando ho cominciato a parlarne, adesso ce n'ha 120, voglio dire, ogni volta continuano ad andare avanti a produrre armamenti nucleari, che bisogno hanno? Però il problema è l'Iran. Il problema dell'Iran,
Ma il problema dell'Iran non ce l'ha nemmeno una di ordigno nucleare. Israele ce n'ha 120. Voglio dire, non è che bisogna essere antisemiti per poter pensare a una cosa del genere. Io sono preoccupato da quello che può fare uno Stato, anche se strangolato, alla sindrome di essere strangolato, perché in realtà Israele non è strangolato da nessuno, va bene. Ma comunque, con questa sindrome, io sono preoccupato perché gli ordigni ce l'ha, non solo gli ordigni. La cosa che nello scenario nucleare ha molta importanza è la triade. Non è il fatto di avere un ordigno nucleare o due o cento. La seconda è avere i vettori per portare gli ordigni e capire fin dove possono arrivare. E terzo è la volontà di arrivare a usare l'ordigno nucleare. Generale, noi tutti vogliamo capire quello che potrebbe succedere, quello che succederà, ci ha appena detto che succederà, che questo è il futuro, però ci ha appena raccontato che già qualcosa nel passato stava già succedendo. Voi eravate pronti a colpire la popolazione civile nel 75 direttamente sulla città di Udine. Cosa avverrà? Come funziona questa guerra? Cosa la popolazione si può aspettare? Cosa si deve aspettare la popolazione? Questa guerra colpirà in che modo la popolazione civile e in che termini? Nel 75 l'esercitazione preciso era un'esercitazione NATO, esercitazione, che era annuale, si chiamava Wintex perché veniva fatta nella fase invernale. In Polonia, che a cui ho accennato, c'era la neve. E, durante l'esercitazione si dovevano soltanto verificare i piani, vedere che cosa succedeva applicando i piani che erano in vigore. Bene, in quel tempo, ma anche ora oggi, il fatto della popolazione civile era un grosso problema, ma era sentito soltanto da pochi. Noi italiani lo sentivamo, non solo perché Udine era italiana, lo sentivamo perché quelli che si andavano a colpire erano italiani. Ma le dico la verità, ai tedeschi non gliene fregava niente, non gliene fregava niente ai belgi, non gliene fregava niente agli altri membri della NATO, che invece pensavano soltanto a che il patto di Varsavia fosse bloccato, non era, o che fosse punito. La popolazione quella volta era... Poi dopo è venuto fuori il termine un danno collaterale. Quella volta non era neanche un danno collaterale, era un danno previsto, era una cosa che stava nei piani, tant'è vero che io dovevo calcolare quanti morti ci sarebbero stati, l'evacuazione dove doveva avvenire, il fallout dove stava. Quanti ce ne sarebbero stati di morti a suo tempo? Ah, ma guardi, immediatamente c'erano 300.000 morti e dopodiché con il fallout c'erano i venti che venivano proprio da est, no? Si sarebbero spostati sulla pianura padana e malati che arrivavano fino a Milano. Cioè il fallout sono la nube atomica e tutte le particelle atomiche che venivano sulla popolazione, un po' quello che ha avuto Chernobyl negli anni 80, ecco che... Da noi abbiamo avuto pochi effetti, pochissimi, ma sono arrivati fino a noi. A Udine, voi immaginate che cos'era? 5 chilotoni non erano tantissimo, perché anzi era un termine medio-basso delle potenze disponibili quella volta, ma 5 chilotoni erano una cosa grossa per l'agglomerato urbano che andava a colpire, per la zona altamente umanizzata che andava a colpire. Quindi la popolazione civile era importante, ma si prevedeva più il fatto di proteggerla, di evacuarla che non di avvertirla, che non di far capire che cosa era. Oggi è peggio. Oggi la popolazione civile, nonostante i trattati, è diventata l'obiettivo. Una volta noi colpivamo Udine perché c'era i comandi delle retrovie e tutte le forze di rincalzo che venivano dal patto di Varsavia verso l'Europa occidentale. Quindi l'obiettivo era militare, era colpire il braccio militare dell'invasione. Oggi in qualsiasi parte del mondo la guerra è diretta verso i civili. Sembra una cosa assurda, no. Quando si vedono le distruzioni a partire da Grozny fino ad arrivare a quelle a Gaza, voi vedete
Gaza è la popolazione civile che viene colpita. Le strutture non sono strutture, sono le case. Non sono le antenne o i missili, le rampe di missili, no, sono le persone. Questo ancora nel 90, 90 forse 90, 92, 93, ero in Israele e c'era in atto una di quelle solite offensive contro i libanesi, contro il Libano. Io stavo lì con un comandante israeliano a vedere che cosa facevano, e questi c'erano i soldati molto sbragati, no? Soldati israeliani, artiglierie, con i pezzi di artiglieria schierati dietro una collina, sulle pendici di una collina, e a intervalli regolari, ma d'orologio, 15 minuti, andavano lì, sparavano con queste artiglierie, io e tutti quanti a guardare col binocolo dove andavano, c'erano le case. Quello che però temo di più io, dal punto di vista di ecosistema e ambientale, è il fatto è che noi non siamo più pronti e preparati per sostenere i cambiamenti. Soprattutto in Occidente, l'uomo ha superato, e non era tecnologizzato, le grandi e le piccole glaciazioni, ed è riuscito a sopravvivere questo, perché si adattava continuamente. Oggi non siamo più abituati, la temperatura di 23 gradi deve essere oggi che siamo inverno e ci dovrà essere anche d'estate. Lei all'inizio ha parlato di una guerra che si sta preparando tra Stati Uniti e Cina, poi ha accennato anche l'Europa. Quindi secondo lei quale sarà il campo di battaglia? L'Europa. Ha tralasciato la Russia, ha parlato direttamente di Stati Uniti e Cina, ha parlato direttamente di questo. Sì, probabilmente saranno due. No, ho detto anche, potrebbe esserci anche il terzo, che è la Russia come protagonista, ma in un eventuale confronto fra Stati Uniti e Russia il campo di battaglia essenziale è l'Europa. I missili ci cadranno tutti sulla testa a noi, non c'è dubbio, perché l'abbiamo visto ormai negli ultimi 50 anni, i target, gli obiettivi dei missili russi, così come di quelli in Russia o nell'area russa degli Stati Uniti o dei missili europei o dei bombardieri europei, gli obiettivi sono già prefissati, sono già scelti, ci sono già tutte le simulazioni per quello che deve succedere, c'è tutto, è già tutto pronto ed è l'Europa che ci rimette. Per questo io voglio dire, me la prendo molto col fatto che in Europa tutti quelli, i membri europei della NATO, no, non si preoccupano proprio, no? Vadano tranquilli così, dietro uno Stoltenberg che parla di minacce alla Russia, che fa il bullo. Per che cosa? No? Forse perché lui è norvegese e pensa che la Norvegia non venga coinvolta in un confronto che prenderebbe il cuore dell'Europa, in parte la parte continentale, e allora ce ne dovremmo fregare anche noi italiani, che siamo un'altra penisola dell'Europa, ce ne dovrebbero fregare gli spagnoli e i portoghesi e così i greci e così magari anche i turchi, cosa che non è invece, noi ci dobbiamo preoccupare. E se avesse di fronte Stoltenberg in questo momento cosa le direbbe? No, direi di stare attento alle parole che dice, perché le parole da noi hanno un significato e le parole che lui dice, che lui pronuncia, sono parole pericolose, di guerra, è di una guerra inutile. Ci sono soluzioni? Ci sono? Soluzioni? Rimedi? Certo, le soluzioni ci sono, ci saranno sì le soluzioni, ma ci vuole una sorta di mobilitazione non popolare, una mobilitazione delle intelligenze. Dove stanno oggi le nostre intelligenze su questo argomento? Da nessuna parte, non ci sono, non chiacchierano, non parlano, parlano di stupidaggini infinite, ma non ci sono. In Europa non esistono più le intelligenze di questo tipo, quelle che potrebbero fermare tutti i processi, compresi quelli ambientali, e invece non ci sono. Gli americani, così, che ovviamente hanno abbandonato l'intelligenza da almeno 4-5 anni, da quando c'è questo precedente, non parlano in termini ragionevoli, in termini logici, parlano soltanto in termini o di pancia, quindi degli interessi personali e privati, oppure in termini ideologici, che sono due cose veramente che contrastano con l'intelligenza. E su perché l'intelligenza non parlino più? Ci sarebbe da interrogarci e ci sarebbe da parlarne ancora per ore e ore.
E nel frattempo ringraziamo comunque per essere stato con noi, il generale Fabio Grini. Grazie, grazie a voi.